che lui portò degli acidi da Londra sulla carta assorbente e li teneva sotto la Vespa, siccome era piovuto, si erano bagnati e si credeva che un po' di acido era andato via dalla carta, e lui per non sprecarlo si è mangiato un pezzo di carta che li teneva incartati. Invece su quella carta che li teneva incartati c'erano andati tutti gli acidi che aveva portato, e ha completamente impazzito, ha spaccato tutto il bar, ha buttato tutto per aria, ha rotto tutto. We went upstairs to the house and we took it LSD, and it started out very pleasant. It was a pleasant experience, and we were getting high. And then Lucas started getting very nervous, and he started getting paranoid. Afterwards, he started becoming paranoid, and the paranoia became more and more, and he started challenging all the people in the room who took it. What started challenging them, getting in their face and making problems. In time, it began to get out of control. The challenging became violent, and it became a very serious situation because everybody started getting very nervous. Luca stava dentro questa dimensione. Non so che cosa era successo, ma una dimensione fortemente aggressiva, mi ricordo. Mi chiedeva delle cose, mi faceva delle domande, però in inglese. Io non capivo quello che lui diceva, per cui non sapevo rispondere. Il fatto che io però non rispondevo alle sue domande lo infastidiva molto. Non, come dire, aveva perso la memoria del fatto che io non parlavo inglese. No? E a un certo punto prese il telefono, strappò il telefono così, portando via tutto, filo, apparecchi, eccetera, eccetera, e faceva girare questo telefono così dentro la casa e mi faceva queste domande, chiedendomi le risposte, e mi faceva girare questo telefono davanti, sempre più vicino, è diventata una cosa veramente minacciosa. No? E mi disse qualcosa, io capì questo, e incominciai a correre, a fuggire per le scale. Sì, una cosa terribile, cominciai a fuggire per le scale, e però poi, uscito per strada, mi sono fermato e gli ho detto: Luca, andiamo a cercare questi amici. Ma lui era diventato così aggressivo che mi raggiunse e mi dette un pugno nell'occhio, mi fece un occhio nero. No? So Luca then left the house. He started running out of the house. He ran down the stairs and he came out here and he went into this bar and he started fighting with Enzio. He started fighting with him. And Enzio was scared. He didn't know what was happening. He had no idea what was going on. And you know, he's an ordinary Romano. No, he didn't have any idea what LSD was. And Luca, of course, was very red in the face and his eyes were very big. And he was shouting at him, and he had a knife, you know, at some point there was a knife, and he started. E nello stesso tempo l'ho visto un po', lui ho visto che non era normale, era un po' bevuto, diciamo, capito? E allora non è che ho avuto paura, diciamo più paura per lui che per me, perché conoscevo la famiglia, sapevo tutto quanto, non sapevo come comportarmi, se mandarlo via oppure farlo entrare, eccetera, eccetera. Lui ripeteva sempre le stesse parole: Vincenzo, vieni che la mia ragazza è scappata dalla finestra. E io ho detto: Luca, non ti preoccupare, non è vero niente, che sarà tu. Dice: no. Allora, quando io gli ho detto ancora no, lui, boom, mi ha dato un cazzotto. There was a confrontation, you know? Well, luckily, Luca turned around and started running. And he ran, and he ran away. Afterwards, Kayla came and her boyfriend came, and we explained what had happened. So, and then we had to go and look for Luca in the car because we were thinking he's gone crazy, he's going to go fight a policeman or something like that. And? But no, in the end, next morning he came back, but we were really nervous, you know, it's like he could have done anything wrong.
the police could have arrested him, but no, luckily he came back next day and he didn't say I'm sorry, he didn't say nothing.